La provincia dell'Aquila è ancora la più colpita a livello di casi Covid. Mai così male da maggio, ma per fortuna questo non coincide con l'ospedalizzazione e la pressione sulle terapie intensive, perché rispetto al passato, gli esperti dicono che si è ben lontano dalla crisi dell'anno scorso, la vaccinazione protegge come e, salvo in rari casi, evita complicanze della malattia. La situazione più critica al momento si registra in Valle Peligna, dove in una casa di riposo di Sulmona ci sono ben 21 casi. Molti ospiti erano in procinto di fare la terza dose di vaccino, alcuni sono stati ricoverati per precauzione, qualcuno all'Aquila. Il dottor Enrico Gianzante dell'Aslu 1 fa presente inoltre che non ci sono problemi al momento con i tracciamenti, tutto sotto controllo quindi e nessun allarmismo, la situazione era prevedibile dice. Nella provincia dell'Aquila abbiamo un aumento dei casi, un aumento dei casi che era prevedibile in considerazione della stagione. L'anno scorso eravamo in una situazione decisamente peggiore, viaggiavamo su 300-350 casi al giorno, non c'era il vaccino. La Valle Peligna è sotto osservazione, riusciamo comunque a tracciare tutti quelli che sono i casi, tutti i casi positivi e i loro contatti. È una situazione chiaramente che teniamo sotto stretso, eh, stretto controllo, ma non ci allarma proprio perché abbiamo un'organizzazione molto efficiente. Il medico ribadisce però la necessità di vaccinare e cerca di convincere chi ancora non si vaccina. Anche se i contagi salgono, questo rimane l'unico strumento per proteggersi dalla malattia ed evitare la diffusione delle varianti. Il vaccino è fondamentale. Ripeto, l'anno scorso di questi periodi avevamo un numero di casi veramente elevato, ma soprattutto avevamo tutti i casi gravi, tutti i casi che ci avevano costretto a saturare e i reparti Covid e quello che riguarda le rianimazioni. Oggi grazie al vaccino che noi sappiamo bene protegge dalla malattia, magari non dalla positività. Noi abbiamo i reparti ospedalieri che non sono sotto pressione, le rianimazioni che so, hanno pochissimi casi, anzi la rianimazione dell'Aquila non ha ricoverati e poi c'è un'altra cosa da dire, il vaccino è fondamentale perché perché impedisce la trasmissione, la trasmissione del virus. Ora le varianti trovano efficacia, trovano il modo, diciamo, di svilupparsi laddove non c'è il vaccinato. E quindi l'invito è di vaccinarsi tutti.